Benedetta, grazie Alessio, buongiorno a tutti gli amici di Dolce Casa. Parliamo di fecondazione eterologa. Facciamo innanzitutto un passo indietro. 10 anni fa la legge 40 del 19 febbraio del 2004 impediva una pratica medica che in Italia invece era largamente diffusa, cioè la fecondazione eterologa. Così tante coppie italiane furono costrette a volare in Spagna, dove la tecnica invece è legale, costrette anche a spendere una serie di migliaia di euro. Chi poteva permetterselo forse riusciva appunto a realizzare il sogno di avere un bambino. Altre coppie invece si sono rese conto che in realtà un loro diritto era stato leso e hanno quindi fatto ricorso. I tribunali hanno rimandato la questione alla Corte Costituzionale e così il 9 aprile scorso la Consulta ha deciso che il divieto di fecondazione eterologa nella legge 40 era incostituzionale. Il 14 agosto scorso il Tribunale di Bologna ha accolto due ricorsi e ha messo una sentenza in cui non c'è alcun divieto per la fecondazione eterologa. Poi dopo con i nostri ospiti specifichiamo bene nel dettaglio un'ordinanza, forse sarebbe meglio dire, mi suggerisce già con lo sguardo l'avvocato Gallo. Innanzitutto ripercorriamo insieme le fasi di questa legge partendo proprio dalla sentenza di questo 9 aprile e lo facciamo attraverso un servizio che ci aveva mostrato proprio il nostro TG1. Anche in Italia le coppie che ricorrono alla procreazione assistita potranno utilizzare ovociti e spermatozoi donati da terze persone. Cade così anche l'ultimo paletto della legge 40 del 2004 che vietava la fecondazione eterologa. Una legge che è stata poco a poco modificata nel tempo. Prima la questione della conservazione degli embrioni, poi il divieto di diagnosi preimpianto e del numero di embrioni da impiantare nell'utero materno. La questione della fecondazione eterologa era stata sollevata davanti a tre tribunali, Milano, Catania, Firenze. Una decisione, quella della Consulta, che ha suscitato anche polemiche. Secondo Monsignor Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, la sentenza suscita sconcerto e gravi perplessità. E la rivista Famiglia Cristiana titola «Ultima follia italiana» e dice «è una sentenza shock, ma non giunge inaspettata». E allora cominciamo a dare il benvenuto all'avvocato dell'associazione Luca Coscioni Filomena Gallo. Io ho già fatto riferimento a lei perché proprio prima di andare in onda mi faceva chiarimenti su quella che è la sentenza, invece quella dell'ordinanza, l'ordinanza del Tribunale di Bologna. Innanzitutto lei è l'avvocato di una delle coppie che ha fatto ricorso nel 2010 e che oggi quindi avrà accesso dopo la sentenza del 14 agosto all'eterologa, alla fecondazione eterologa. Che cosa è cambiato? Beh, è cambiato tantissimo perché queste coppie, dopo la cancellazione del divieto di eterologa che per 10 anni è stato in vigore nel nostro paese, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, sono in attesa adesso di poter accedere alle tecniche che sono ritornate a pieno titolo nel nostro paese. Queste coppie in realtà con il collega Baldini abbiamo assistito sia la coppia, una delle coppie che è finita in Corte Costituzionale e sia una delle coppie per cui c'è stata una delle due ordinanze del Tribunale di Bologna che hanno iniziato un percorso in tribunale nel 2010 chiedendo di poter accedere ad una tecnica allora vietata. Entrando in campo la Corte Costituzionale il procedimento in tribunale si era fermato. All'indomani quindi della cancellazione del divieto, il giudice ha rifissato un'udienza, ma per stabilire l'urgenza dell'applicazione di queste tecniche. Dopo 4 anni, dal 2010, le coppie per cui c'è stata l'ordinanza non dovranno aspettare neppure le liste d'attesa, devono avere immediatamente esigibile quella prestazione, quindi l'accesso all'eterologo. Ci sono tantissime cose da dire, tantissime urgenze, in primis il collegamento da Trento con il professor Nicolussi. Buongiorno professore, lei è membro del Comitato Nazionale di Bioetica e professore ordinario di diritto civile alla Cattolica di Milano. Qual è la sua posizione sul caso? Lei mi chiede la posizione riguardo all'ordinanza del Tribunale di Bologna? Sì. Poi approfondiamo. Certo, il caso non pensavo più in generale. Riguardo all'ordinanza di Bologna, la mia opinione è che leggendola si rimane un po' stupiti del fatto che il giudice non abbia mai nominato la parola salute con riguardo alla esigenza di tutela delle persone coinvolte e prima di tutto con riguardo all'esigenza di tutela
di coloro che nasceranno attraverso l'eterologa. E poi lascia perplessi l'idea che una struttura sanitaria sia autorizzata all'eterologa soltanto perché era già autorizzata l'omologa. E direi forse la cosa che ancora di più mi lascia perplesso è l'idea che per forza si debba oscurare in tutti i modi il donatore, mettendolo dietro un anonimato assoluto, in funzione non si sa bene esattamente di quale ragione giuridica, nel senso che si applica la legge, o meglio si vorrebbe applicare la legge del 2007 sulla donazione di tessuti e cellule, che ovviamente era stata emanata in tempi in cui l'eterologa era vietata, ignorando i principi che si ricavano dalla disciplina sull'adozione, in particolare l'articolo 28 della legge sull'adozione, che invece permette le informazioni dell'adottato per esigenze di salute oppure perché si possa in qualche modo soddisfare il suo diritto di conoscere le proprie origini biologiche, che è un diritto fortemente riconosciuto non soltanto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, ma in generale dalla giurisprudenza europea, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, diversi paesi che nel tempo hanno sperimentato l'eterologa, come per esempio l'Inghilterra, hanno sancito il diritto di conoscere le proprie origini biologiche. È chiaro che il caso spacca e continua a spaccare. Adesso diamo la parola ad Andrea Borini, presidente della Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione. Lei da sempre, Borini, ha una posizione favorevole riguardo all'eterologa. Adesso, dopo la consulta e Bologna, è necessario il passaggio in Parlamento? Dunque, io non sono un giurista, quindi ovviamente faccio fatica a rispondere in maniera, in termini appunto di giurisprudenza, a questa cosa. Direi di no, nel senso che il Presidente della Corte Costituzionale l'ha detto nella sua sentenza, l'ha detto chiaramente, non c'è un vuoto legislativo, quindi in realtà si tratta solo di un'organizzazione, quindi di organizzare in maniera convincente, seguendo ovviamente delle linee guida. Le società scientifiche le hanno già fatte, pubblicate, e quindi sono vigenti, per poter fare trattamenti medici che siano adeguati al trattamento eterologo. Ovviamente stiamo parlando di un trattamento medico che dal punto di vista pratico non ha niente di differente da quello che riguarda un trattamento omologo, quindi non stiamo parlando di una cosa straordinariamente difficile o straordinariamente diversa. È esattamente la stessa cosa, si tratta di portare ad avvicinamento spermatozoi e ovociti, e quindi questo, diciamo, non differisce alcunché da quello che facciamo normalmente. Le preoccupazioni sono quelle di in qualche modo essere tranquilli su come i donatori o le donatrici vengono scelte, quindi vengono in qualche modo valutate dal punto di vista medico, però questo è un qualcosa che riguarda la medicina, lo si fa in tutto il mondo, deve essere fatto anche in Italia, ripeto, le società scientifiche le hanno già fatte, le linee guida in tutto il mondo le redigono le società scientifiche, è una normale pratica medica, e quindi questo ci consente di seguire un percorso attento, un percorso di salvaguardia per quello che riguarda la salute sia dei futuri nati, sia delle coppie, una salvaguardia anche di quello che è la privacy del donatore, della donatrice, perché attenzione, io non potrò mai fare il donatore, ovviamente, perché intanto sono avanti con gli anni e non lo posso fare, secondo dirigo un centro medico, quindi non posso fare il donatore, è buona pratica medica che questo ovviamente non avvalga, non solo, io non posso neanche conoscere il donatore se conosco la coppia che riceverà il seme o gli ovociti. Ma detto questo, il ragionamento è: se fosse un donatore, io avrei problemi nel conoscere eventualmente successivamente se ho una mutazione genica che a 80 anni o a 70 anni mi porterà a un problema. Quindi vorrei in qualche modo che la mia ci fosse riservatezza su quelle che sono le mie problematiche mediche. Chiaramente qui le posizioni vengono in contrasto, tra l'altro alcune regioni sono già pronte ad accogliere, come la regione Toscana, ma ne parliamo tra un attimo. Prima la parola a Chiara Simonelli, psicologa, perché vorrei trattare con lei l'aspetto quello più umano, quello più legato ai sentimenti, all'amore, alla paura, no? Che sono il corredo più importante di una scelta come l'eterologa.
Si parla spesso di una forma di egoismo, cioè quella di avere un figlio a tutti i costi, un figlio tra l'altro di cui potresti scegliere il colore degli occhi piuttosto che... Sì, potresti, diciamo, l'accortezza che viene tenuta presente quando si lavora in questi servizi e che ci sia una certa compatibilità, no? Tra le caratteristiche genitoriali e quelle del bambino. Comunque, diciamo, l'aspetto più importante è questo, che la motivazione di una coppia che intraprende un tale percorso, una motivazione a diventare genitori, è una motivazione molto forte di cui il bambino si avvantaggerà. Cioè gli studi che hanno potuto esaminare, perché ormai sono tanti anni, forse ti ricorderai, diciamo, che nel 79 mi pare fosse Louise Brown che è nata, no? Per prima con queste tecniche. Sono stati fatti quindi moltissimi studi in tanti paesi e si è visto che sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico questi bambini sono più attrezzati, come dire, stanno meglio. Perché? Perché la motivazione di una persona che non ha problemi di infertilità può essere molto molto ambivalente, o si fanno anche figli per caso. Questo non è invece la situazione che incontra un bambino che nasce in una coppia così motivata. Avvocato Gallo, torno a lei per un attimo. Parlavamo prima dell'attesa, no? Di questi 4 anni lunghi che sono passati tra il prima e il poi. Queste coppie che l'ha assistito non hanno mai pensato di mollare, parlando proprio di questa motivazione, no? Di cui faceva riferimento la psicologa. Sono coppie effettivamente che desiderano questo ad ogni costo, spinte da grande amore ma anche da grande forza, da grande coraggio. Nemmeno per un attimo hanno immaginato, nemmeno lontanamente, di mollare. Pensa che ogni giorno in associazione Luca Coscioni arrivano mediamente 20 email di coppie che ci segnalano delle difficoltà, che ci chiedono aiuto su come intervenire per far valere i loro diritti, ma non è appunto il figlio ad ogni costo, ma il desiderio di provare ad avere un bambino e provarci in Italia senza andare all'estero. E veniamo al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Buongiorno. Buongiorno presidente, il suo invito, insomma, questo invito non è assolutamente casuale, in realtà la vostra regione è già attrezzata ad accogliere coppie che desiderano accedere a questa prestazione, centri che sono già no, ma tant'è vero che avete anche dimostrato la disponibilità a farvi fare tutti i necessari controlli, no, per avere quella forma di autorizzazione, e siete anche pronti ad accogliere coppie provenienti da altri territori. Sì, ma noi non abbiamo fatto fughe in avanti, non è una situazione speciale quella della Toscana. Abbiamo semplicemente... Siete più avanti di altre regioni, altre vi stanno seguendo, ma non tutto il paese è messo, sì, ma è nessuno, pronto in maniera omogenea. Nessuno può impedire però ad un centro privato di Milano o di Roma di effettuare la fecondazione eterologa facendo riferimento a linee guida già esistenti, alla legge 40 che è rimasta in vigore per tanti aspetti, compreso anche l'aspetto della donazione, e dare attuazione ad una sentenza della Corte Costituzionale, la quale esplicitamente dice che non esiste nessun vuoto normativo. Quindi non abbiamo fatto nessuna fuga in avanti. Se poi il Parlamento vorrà determinarsi con una nuova legge, io dico attenzione a rischiare uno scivolone sul piano delle questioni etiche, perché la legge 40, che era una legge fondata su una certa visione etica, è stata demolita da sentenze della Corte europea, alla quale fece ricorso anche il Presidente del Consiglio Monti, ricevendo un diniego e un'altra pesante condanna, e poi è stata demolita la legge 40 da 2 sentenze della Corte Costituzionale.
la quale dice nell'ultima sentenza che esiste un diritto delle coppie alla genitorialità, a provare a mettere al mondo dei figli, che questo diritto è un diritto incoercibile perché riguarda la sfera intima, che adesso questo diritto non è garantito perché, come ha detto lei, possono garantirselo solo chi ha i soldi e può andare in Spagna oppure da altre parti dove si fa, e che non c'è vuoto normativo. Quindi basta una linea guida medica per poter dare attuazione a questa sentenza. Basterebbe, e a noi servono molti altri minuti per poter approfondire questo argomento, li abbiamo subito dopo il TG1. Facciamo una breve pausa e poi torniamo qui con i nostri ospiti su questo importantissimo argomento. A tra poco. Di nuovo qui a Dolce Casa, bentornati anche ai nostri ospiti con cui stiamo parlando di eterologa, dopo anche le ultime grandi, importanti e attese novità. Ci eravamo fermati con il presidente della regione toscana, il dottor Rossi, e a proposito delle parole del ministro Lorenzin, ecco, dopo abbiamo anche un servizio, perché lei è stata ospite ad Uno Mattina il 14 agosto, quindi vediamo un estratto di quello che ha detto in quell'occasione. Comunque lei, in riferimento alle dichiarazioni della Lorenzin, ha detto che appunto il ministro non può dire fermatevi sulla fecondazione eterologa. La Corte Costituzionale ha stabilito che è vietato vietarla, quindi in realtà oggi tutto il discorso si sposterebbe soltanto sul piano etico. Sì, su un piano medico di linee guida che sono già abbondantemente note in tutta Europa, ma anche linee guida trasferibili dalle questioni dell'omologa all'eterologa, c'è un problema di fissare il numero delle donazioni. Tra l'altro il decreto ministeriale, che poi non è stato approvato al governo, fissava, mi pare, in 10. Il nostro consiglio sanitario si era tenuto più basso, a 6. Per una questione anche di effetti sui grandi numeri della popolazione, evitare il cosiddetto effetto Abramo, insomma, che ci sia una combinazione poi genetica sì, particolare, quindi di un eccesso di vicinanza, familiarità. E poi l'altra questione è la tracciabilità, su cui anche qui esistono abbondanti linee guida di carattere europeo, che sempre il nostro Consiglio Sanitario, che è l'organismo a cui noi ci siamo rivolti, fatto di esperti, ha adottato in questa delibera che noi abbiamo assunto, individuando peraltro nel sistema pubblico i centri che sono deputati a fare la fecondazione eterologa e anche stabilendo le procedure per chiedere l'autorizzazione. Quindi siete paradossalmente già con 22 centri, vero, nella regione? Complessivamente sì, tra pubblico e privato sono 22 centri, come in Emilia sono 21, insomma. Anche questa dispersione in effetti è un segno di una mancanza di regolazione da parte e di coordinamento da parte dello Stato, che ha un ruolo e deve intervenire e deve regolare. Ora, io mi auspico che una linea guida si possa comunque costruire a livello nazionale, perché è giusto che sia nazionale, sono contrario al federalismo fai da te. Però noi pensiamo di essere dalla parte giusta, cioè non facciamo fughe in avanti se diciamo che anche il pubblico e non solo il privato deve essere messo in condizioni di poter effettuare la fecondazione eterologa, e se diciamo che, se c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice cose ben precise, questa vada attuata. Nicolussi da Trento invece, voi come comitato, come vi ponete di fronte a scelte così chiare senza tentennamenti? Se mi permette, non vorrei impegnare con la mia parola il comitato, visto che qui sono a titolo personale. Certo, ma vorrei si soltanto. Figuri. No, è solo per evitare, diciamo. Deve evitare di insomma, interpretare. Capisco un ruolo che non mi compete. Capisco la cautela, visto il caso così delicato, l'argomento così delicato. Certo. Ma guardi, io, visto che lei mi ha presentato da Trento, proprio qui a Trento c'è un centro che è diretto da un tedesco. Essere uno straniero in Italia, secondo me, è una condizione favorevole in questo contesto, perché si esce dalla polemica che attanaglia il paese su questi temi e impedisce, secondo me, di vedere le cose con una certa serenità. E il direttore di questo centro ha detto chiaramente che quello che conta non è fare l'eterologa in fretta, ma è farla buona, cioè dotata di regole che in qualche misura preservino tutti quelli che sono coinvolti.
E naturalmente io immagino soprattutto quelli che non hanno avuto voce nei processi che sono stati imbastiti in questo campo e quindi quelli che nasceranno attraverso l'eterologa. Perciò, per esempio, è stato detto che ci sarebbero già elementi normativi sufficienti, ma tanto per fare un esempio, relativamente ai tessuti e alle cellule, la disciplina l'unica a cui si può fare riferimento, quella del 2007, prevede l'obbligo di conservazione fino a 30 anni. Ora, se a 31 anni il figlio dell'eterologa ha bisogno di un trapianto di rene o di midollo compatibile, può o no interpellare il donatore e chiedere se è disponibile, in tutta libertà naturalmente. Ecco, sta intervenendo Rossi da studio. Scusi se la interrompo. Il Consiglio Sanitario della Regione Toscana ha stabilito una forma di tracciabilità e quindi si può risalire per ragioni di salute alla persona che ha bisogno di capire. Ma io non sto, mi permetta, io non ho intenzione di entrare in polemica con lei. Non ho intenzione di entrare in polemica con lei, anche perché mi sembra che non c'è polemica fra di noi. Lei, se non ho capito male, condivide l'idea di alzare i livelli di tutela rispetto a quelli che eventualmente sarebbero in questo momento applicabili. Quindi il problema non è tanto quello di, come dire, polemizzare fra di noi. Il problema è quello di vedere se siamo d'accordo, una volta voltata pagina rispetto alla questione dell'eterologa, verso un'eterologa non frettolosa, non precipitosa e quindi in un quadro normativo certo. Sento quadro la necessità certo di far intervenire anche l'avvocato Gallo, scusatemi ma siete in tanti giustamente oggi, avvocato. Ma il quadro sì, tenga certo conto però che c'è. Un attimo, senza interromperci, sennò diventa difficile comunicare, tanto diamo spazio a tutti sempre. Il avvocato. Quadro certo, come confermato dalla Corte Costituzionale, già c'è. La stessa legge 40 stabilisce che i nati da fecondazione eterologa sono figli legittimi della coppia, che non c'è nessun rapporto giuridico con il donatore di gameti e le normative che noi abbiamo recepito e quindi sono legge nel nostro paese già in vigore prevedono la tracciabilità per almeno 30 anni. Ciò non toglie che questi registri con i dati in cui ci sono i dati di chi dà la cellula sia per l'omologa che per l'eterologa possono essere conservati anche per oltre 30 anni. C'è un sistema di sicurezza che a livello degli standard europei e quindi piena sicurezza anche sotto il profilo sanitario. Nicolussi, prego, sì. Se voleva ribattere. Certo. Guardi, la sentenza della Corte Costituzionale che è stata richiamata più volte, tra le altre cose prevede che o attraverso una legge o attraverso un decreto ministeriale si regoli la questione delle donazioni. Quindi è la Corte Costituzionale stessa che ha ammesso che non è immediatamente applicabile la sentenza. Inoltre, nell'indicare i diversi possibili elementi normativi dai quali trarre dei principi generali, la Corte, vedo che scuote il capo l'avvocatessa, quasi tutti. Ma la Corte quasi tutti. Vabbè, allora vorrà dire che parlerò con coloro che scuotono il capo. No, no, ma certo, no, dunque, mi dispiace solo che magari non è in studio, che forse era più facile anche dialogare, esatto, con il collegamento. Sì, sì, ma io dialogo molto difficile. Volentieri, non scuoto il capo mentre parlano gli altri, ecco, però vabbè, volentieri dai, parlo comunque. Non facciamo polemiche inutili, dai, cerchiamo insomma di rendere utile questo servizio, poi le cose personali e caratteriali le teniamo fuori, gentilmente. Grazie. Perfetto. Allora io stavo dicendo semplicemente questo, che nella sentenza della Corte Costituzionale, che ovviamente faceva riferimento a un quadro normativo in cui esisteva il divieto dell'eterologa e una legge tutta impostata, come è stato detto prima, in senso negativo rispetto all'eterologa, è difficile trovare degli elementi normativi in base ai quali in modo univoco, chiaro, preciso, certo, adesso regolare l'eterologa. Per esempio, la Corte Costituzionale indica da un lato il principio dell'anonimato in materia di donazioni di tessuti e cellule, ma intesi in senso generico, e dall'altra indica l'articolo 28 della legge sull'adozione che invece prevede il principio esattamente opposto. Allora, ancora ora, io credo studio che il bisognerà Presidente in qualche Rossi. Modo sciogliere questo Scusate, dubbio. Scusate, non possiamo fare... Esatto, Presidente io Rossi. Io penso che la delibera della Toscana, come anche diceva il... Nicolussi? Colussi, sì, sia... Sì, una delibera che va nel senso della sicurezza e non vedo poi tutti i problemi che invece venivano elencati come problemi insormontabili. Ma sui giornali noi leggiamo
le pubblicità per la fecondazione eterologa. Quindi se fossero problemi così gravi è il governo che deve intervenire immediatamente con un decreto, come sembrava facesse, tant'è vero la nostra delibera è stata una delibera cedevole, abbiamo detto noi iniziamo a regolamentare questa materia rispetto ad una situazione nella quale ci sono problemi di adozione di linee guida e alcune regole procedurali di tecnicalità medica che devono essere date, e tutto ciò è cedevole nel momento in cui il governo adotterà le linee guida, adottabili con un decreto ministeriale, con una circolare. Se si pensa però di fare una legge, si sappia che disattendendo ogni principio che pure già esiste, ognuno va sul giornale e gli unici che non possono andarci sono i privati, con il che non l'attribuisco certo a chi mi ha preceduto. Io a volte penso che dietro a tutti questi ritardi ci stanno anche degli interessi, cioè si faccia la fecondazione eterologa presso i privati, si continua a far funzionare le agenzie turistiche che portano in Spagna 8.500 euro e il pubblico resti fuori da questa partita. Questo sarebbe davvero grave, e la sentenza secondo me che viene fatta dal Tribunale di Bologna fa chiarezza: anche nelle istituzioni pubbliche, anche negli ospedali pubblici si deve fare, perché non c'è vuoto normativo. Allora, il ministro Lorenzini è stato qui ad Una Mattina il 14 agosto scorso. Sentiamo una parte dell'intervista rilasciata. La Corte Costituzionale ha abolito il divieto di eterologa in Italia per motivi economici, cioè sostenendo che c'è una discriminazione economica tra le famiglie che devono andare all'estero per avere l'eterologa e chi non ci può andare. A quel punto, come Ministro, abbiamo dovuto capire come poter rendere attuativa l'eterologa in Italia. Ci sono una serie di problemi sanitari, non solo giuridici. Io sono Ministro della Salute, quindi per me è molto importante i problemi sanitari e che chi le coppie che andranno a sostenere l'eterologa nel nostro paese lo possono fare in piena sicurezza della loro salute e soprattutto della salute dei tanti bambini che nasceranno. Allora, per rendere omogenea l'applicazione dell'eterologa in tutta Italia, cioè da Milano a Messina, poterla fare con i LEA, cioè con i ticket, gratuita, poter dare certezza della sicurezza dei gameti, cioè gli ovociti e gli spermatozoi che noi dobbiamo utilizzare, devono aver fatto dei test, i donatori devono aver fatto dei test che ci permettono di evitare la trasmissione di alcune malattie. Per far questo ci vuole una norma primaria, perché noi non avevamo recepito la direttiva europea che sanciva le regole in tutta Europa. E quindi si è pensato al decreto? Io avevo pensato al decreto, innanzitutto prima una legge, poi il decreto perché? Perché la regione toscana ha fatto una delibera di giunta, ha dato il via libera, e quindi noi dovevamo assolutamente evitare che ci potessero essere delle situazioni di pericolo. Però poi cosa è successo, ministro? Perché che questa in Consiglio dei Ministri si è appurato il fatto che comunque questa è una norma, è un intervento che ha delle risvolti etici. Allora, tante le domande. Innanzitutto il ministro dice che prima di dicembre e gennaio non si avrà un provvedimento da parte del Parlamento, forse troppo tempo per le famiglie che già aspettavano, no, il via libera per l'eterologa. Ma nella sentenza della Corte Costituzionale viene fatto un unico invito al Ministro, quello di emanare, di aggiornare le linee guida integrative della legge 40, che è un atto che viene emanato tramite decreto ministeriale a firma del Ministro della Salute. Quest'atto è fermo al 2008, quindi ha un ritardo di 6 anni, dovevano essere aggiornate periodicamente almeno ogni 3 anni. Sull'intervento del Parlamento nulla dice la Corte Costituzionale. È bene far chiarezza: in questo momento in Italia l'eterologa è applicabile, non c'è vuoto normativo, non c'è più un divieto. Se il Parlamento un giorno vorrà intervenire con una nuova legge per disciplinare altri fattispecie di cui non c'è urgenza, lo potrà fare, certo. Però i tempi parlamentari li conosciamo. Attualmente, dopo 10 anni di inattività, ci si aspetta che forse il Parlamento intervenisse per rimuovere gli ultimi divieti che sono nella legge 40, su cui a breve si pronuncerà la Corte Costituzionale. Andrea Borini.
Io, ci sono preoccupazioni, secondo me, che sono poco condivisibili, nel senso che è evidente che dobbiamo cercare di far sì che la salute dei bambini sia tutelata. Su questo non ci sono dubbi, tant'è vero che sono previsti esami, sono previsti un'anamnesi approfondita, quindi una storia clinica del donatore o della donatrice molto approfondita, proprio per evitare di avere donatori o donatrici che abbiano una familiarità con patologie genetiche. Faccio ad esempio la talassemia o la fibrosi cistica, che sono quelle più frequenti in Italia. Quindi questo, diciamo che è, forse questi bambini sono ancora più tutelati di quello che sono i bambini che nascono spontaneamente, dove nessuno fa degli esami precedentemente. L'altro problema importante è sul numero dei bambini nati da queste metodiche, da uno stesso donatore o da una stessa donatrice. Ora, togliamo le donatrici, poi noi sappiamo che le donatrici di ovuli, per poter donare ovociti, devono fare un trattamento medico, una stimolazione ormonale, un intervento in anestesia per estrarre gli ovociti, quindi possiamo escludere che ci siano donatrici che fanno il giro di tutta Italia e tutti i centri per donare i propri ovociti, perché questo è praticamente impossibile. La paura è per gli uomini, che ci siano donatori che per loro problematica forse psicologica girano per tutti i centri a donare il seme e che quindi nascono troppi bambini dallo stesso donatore. Ora, anche questo ovviamente è un problema. Diciamo però che se parliamo di statistica, quindi di epidemiologia, quindi di reali problematiche, gli studi dicono che su una popolazione di 850.000 persone, quindi poco più di Bologna, se ci sono 25 nati dallo stesso donatore, non c'è un aumento di incidenza di possibilità che due figli, diciamo così, inconsapevoli geneticamente, possano incontrarsi e cercare di fare una famiglia. Parliamo di 25 su 850.000, sono 60 milioni di persone, quindi ovviamente i 10 che erano stati scelti, che le società scientifiche hanno stabilito come numero massimo di nati dalle cose, devono in qualche modo, sono molto poche, quindi questa paura, diciamo che è una però, paura. Però adesso giusto una parentesi all'estero, lo devo citare proprio in riferimento a quello che sta facendo, lo faccio anche con un po' di sorriso, un signore giapponese, anzi un ragazzo giapponese di appena 24 anni, Mitsutoki Sigeta, lo cito perché insomma era riportato anche sui giornali in questi giorni. Non abbiamo ben capito, non si capisce bene se sia un pazzo fanatico che vuole fecondare, comunque creare un esercito. Lui vuole 1000 figli, una media di 10-15 figli all'anno, e in parte è riuscito nel progetto, almeno ci sta provando, perché ne ha già messo al mondo 15, signore in Toscana, pagando, perché poi è un miliardario, quindi paga tutta una serie di uteri in affitto. È stato trovato nel suo appartamentino a Bangkok con 9 figli e 9 badanti, che sembrava veramente un vivaio di bambini, un posto pieno di pannolini, biberon. Non si capisce se per le prossime elezioni o le future elezioni, quindi vorrà 1000 votanti, se peggio per un delirio di onnipotenza, peggio ancora traffico di minori. Insomma, stanno indagando, per ora pare non ci sia nulla di illegale, ma follie del mondo, follie dell'uomo, no? Ci sono anche spontaneamente queste follie. Sì, vabbè, eppure ha ragione. Adesso, scherzando meno con la dottoressa Simonelli, c'è l'aspetto psicologico dei figli nati dall'eterologa, che vorrei, insomma, un aspetto che vorrei toccare, anche se minimamente, visti i tempi che abbiamo, ma mi pare sia doveroso aprire una parentesi. Come si diceva prima, questa motivazione forte, perché si superano una serie di prove, no? Prima di arrivare a quello che i tecnici chiamano il bimbo in braccio, cioè il figlio vero che nasce da queste tecniche. Non è detto che al primo tentativo, ad esempio, il progetto abbia successo. Cioè, queste coppie devono essere, ovviamente, dai servizi che se ne occupano, informate nel dettaglio su tutta una serie di caratteristiche. Di solito sono coppie molto unite, molto motivate, e quindi, diciamo, il substrato in cui questo bambino nasce e cresce è senz'altro mediamente migliore di quello della famiglia media o, insomma, della persona
persona che si alza la mattina e può, se non ha problemi di tipo di fertilità, fare un figlio. Quindi che cosa si è visto? Che sono più stimolati, più accuditi, hanno spesso anche un livello di intelligenza più alto. Qual è il rischio? Che naturalmente, avendo dovuto lottare molto per averlo questo bambino, non sono coppie di ventenni, tra l'altro, mediamente, è ovvio. Spesso restano figli unici? No, e ho visto anche, come dire, con successo ripetersi. Sì, certamente sì, e quindi avere una famiglia più allargata. Un eccesso di ansia e di protezione, perché questo bambino è più prezioso di altri. Certo. No? Allora, in questo senso, però, un accompagnamento psicologico sia nella fase del trattamento e del tentativo, perché abbiamo visto che sia l'ansia che la depressione aumentano nelle fasi di trattamento, no? Perché immagini che una mestruazione, che è un fatto naturale, quando arriva dopo un tentativo di inseminazione è un lutto terribile, no? Ci sono degli specifici. E ci sono delle donne che proprio, come dire, vivono molto male questo, anche i loro compagni. Quindi insomma, l'intervento, il lavorare in un modello integrato, in equipe, valutare tutti gli aspetti. Però, insomma, con l'idea che questi bambini sono molto desiderati. Ascoltiamo adesso la storia di una coppia che ha cercato di avere un figlio. Abbiamo un bellissimo servizio. Dopo sposati abbiamo cercato di avere un bimbo, esso non arrivava e abbiamo fatto tutti i controlli possibili e immaginabili. Il sogno di avere un bambino per Concetta e il marito, entrambi 34enni, viene spezzato dalla malattia in giovane età di Alfredo. La conseguenza, una volta guarito, è la sterilità. Un viaggio lungo, tortuoso, pieno di ostacoli da affrontare, visite e quant'altro. La coppia decide di ricorrere alla fecondazione eterologa per concepire un figlio, così come altre centinaia di coppie italiane per farlo volano all'estero. Ogni inseminazione parte dai 1000, quella più semplice, arrivare a 5000 euro a ciclo. Ci vogliono i soldi per il viaggio, l'albergo e quant'altro. E le emozioni poi crescono, perché emotivamente forse il costo che non... ecco. Passano gli anni e i tentativi, il dolore di non poter essere genitori aumenta e anche la spesa della giovane coppia, lei casalinga, lui operaio. Ci si imbatte anche in un certo sconforto e poi pessimismo, perché giustamente dopo vari tentativi, prove su prove, soldi che se ne vanno, non c'è stato mai un esito positivo. Dottor Nicolussi, sempre da Trento, di fronte ad una storia come quella che ha appena seguito, lei è sempre contrario all'eterologa? Ma di fronte a una storia come questa non si può che provare in qualche modo commozione e anche condivisione del desiderio di genitorialità. È il desiderio, forse uno dei desideri più belli che può provare un essere umano. Quindi non ho assolutamente nessuno scrupolo a dire che quando un bambino nasce, in qualunque modo nasca, tutti facciamo festa. Quello che questa è una cosa io desidero, che ha detto, è vero. Quello che io desidero è semplicemente tutti, che questo bambino sia tutelato. Io penso che questo bambino deve essere tutelato, questo è il problema, certo. E non meno tutelato degli altri. Per esempio, non deve nascere con un divieto legale di conoscere la propria storia. Questo in tutti i paesi in cui l'eterologa è stata sperimentata, diciamo i paesi Svezia, che io considero tra i più civili, come l'Inghilterra, la Svezia, l'Australia, la Germania, lì c'è sempre stato a un certo punto un adeguamento della legge in favore dell'eliminazione dell'anonimato e del diritto di conoscere le proprie origini. Questo è detto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è nella giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale. Io non capisco perché almeno una volta su questo non ci si metta tutti d'accordo, si eliminano le polemiche e si faccia una legge in tempi rapidi che consenta questa tutela. Nicolussi, io ho pochi minuti per chiudere, mi dispiace davvero, magari prima della fine di Dolce Casa rifaremo una puntata. Volevo analizzare con il dottor Rossi gli ultimi dati dell'osservatorio sul turismo procreativo, che stima intorno a 4.000 le coppie italiane che nel 2011 sono andate all'estero per la procreazione più assistita. Volte. Come? Più volte. Più volte. Sono più con costi appunto che variano tra i 4.000 e i 9.000 euro per tenerci bassi. Quanto invece si spenderebbe nei centri regionali? Ma mi dicono che la fecondazione omologa è intorno a 2.000 euro come costo, insomma, della
del DRG. Questa potrebbe arrivare, prevedendo una serie di analisi ulteriori, forse a 2.500 euro come costo. Noi in Toscana sull'omologa abbiamo applicato un ticket di 500 euro. Insomma, 500 euro, se si desidera un figlio, si possono, si devono anche spendere. Discuteremo subito alla ripresa anche con le altre regioni. Io mi auguro questo, che si possa avere una linea guida tra le regioni, in modo da regolamentare in una prima fase la vicenda e che poi successivamente, se il Parlamento vorrà, intervenga pure. E stiamo per chiudere, avvocato Gallo, negli altri paesi europei invece come viene regolata la fecondazione eterologa? Ma ci sono paesi dove sicuramente viene conservato l'anonimato del donatore e altri paesi che hanno stabilito il criterio del doppio binario, cioè ci sono donatori anonimi e donatori non anonimi e poi la coppia che sceglie a quale dei due regimi accedere. Signori, ci fermiamo qui per questa mattina, su questa puntata. Vi ringrazio tantissimo, anche Nicolussi da Trento per il suo collegamento. E ci vediamo noi domani con Dolce Casa, sempre alle 9.40, con altri argomenti. E adesso la linea di Ingrid Muccitelli. Buona giornata a tutti.